Ciao a tutti ragazzi, sono Lollo Jenna. Oggi in questo nuovo video vi farò vedere le modifiche che apporterò alla Declasse Tornado. Quindi andiamo subito a comprarla da Benny. Sinceramente non l'ho neanche vista com'è tutta modificata, quindi qual è? Declasse Voodoo. Ah, eccola, Declasse Tornado. 30.000 dollari, scegliamo colore bianco, 209 all'ora, però vabbè, non è così tanto veloce. Acquistiamola e la mettiamo qui. E adesso aspettiamo. Ecco qui, è arrivata la Tornado. Per ora non è una macchina così bella. Però vi volevo dire grazie anche per il supporto che avevo chiesto. Oh, superiamo i 20 like, forse ne abbiamo anche superati 30, quindi va benissimo. E non vi porto un video con le gare perché non ho avuto tempo di fare gare. Allora vi faccio vedere le modifiche della Declasse. 3, 2, 1, go! Eccoci qua, siamo arrivati da Benny. Adesso entriamo subito a modificare la macchina e vediamo quali modifiche ci sono. Questo qua. Vai, ci siamo. Tantissimo, 356.000 dollari. A parte che guardate là, c'ho 140 milioni. Quindi andiamo a modificarla. Ha rimbalzato quindi all'idraulica, ok. Andiamo a modificarla tutta al massimo. Barre verticali cromate. E barre cromate, a me piace così. Per urti posteriori. Ah, c'è la ruota. La ruota di scorta. Declasse, Tornado. A me piace senza ruota. Telaio, coperture delle arcate. Ah. Sì, a me piace così. Antenne. No, così proprio no. Fa schifo. Qui intanto mi arriva un messaggio da PlayStation. Antenne a molla. No, a me piace così. Finiture. Bello. Il problema è che non so ancora che colore fare la macchina. Quindi, boh, per ora proviamo questo. Serbatoio. Io metterei serbatoio della livrea. Motore, blocco motore. Cos'è? Filtro, la presa dell'aria, bellissimo. Io metterei questa, scanalature cromate, sempre 38.000 dollari, che è tantissimo. Filtri dell'aria, sono sempre gli stessi. Sapete cosa faccio? Io lascio questa, mi piace molto di più. Motore al massimo. Marmitte. Dove sono? Ah, qui. Allora, qui niente male. Qui, poi. Ah, qui. Doppia canna di fucile. Ah, qui. Ecco
Le marmitte per me sono sempre importanti perché sono quelle che mi piacciono di più da vedere, quindi sono indeciso tra queste che fanno una bella fiammata, queste, se io metto queste, sono davvero belle. Decorazioni cofano, sì, anche se costa 600 dollari, vabbè. Cofano. Qui abbiamo cofano classico. Ah, il solito bug catcher triplo. Questo qui. Che differenza c'è? Ah. Ok, capito. No, io metterei No, io metterei questa, cofano classico, perché si vedono sempre le macchine o con questo o con questo. Quindi così è un pochino più originale. Clacson mettiamo San Andreas in loop. Impianto idraulico. Oh, che meraviglia. Allora, pompa cromata. Pompe quadruple in fila. 2x2 a 5 pompe e pannello. Ah. Credo sia questo il più potente. Allora mettiamo questo. Dopo la facciamo saltare. Ecco. Rivestimenti, design. Ce ne sono tanti. Proviamo. Ah, ecco, questo era l'ultimo. Io provo questo. Colore rivestimento. Comunque mi sta venendo una mezza idea su come farlo. Voglio fare la verniciatura fuori celeste e gli interni bianchi, sì. Quindi qui vabbè, va bene anche così. Argento, pietra, colore, dettagli. Ah. Boh, qui mettiamolo così, questo. Verde benzina. A caso. Ornamenti, no, non li metto. Così è meno tamar. Oddio, cos'è? Ah, cruscotto. Visto che fuori mi sembra avevo messa. Sì, fuori avevo messo così. Metto questa. Quadranti. Quadranti. Non si vede male. Ah, così. Io metterei questo. Come questi faccioni. Poi volanti metterei, no, questo se no non si vede. Questo è meraviglioso di legno. Leve del cambio mettiamo questa illuminata. E placche, cosa sono? Ah, metterei questi qui con i neon, con la scritta Vagos, colore qui, colore della luce, mettere un colore chiaro così guardiamo la velocità, le luci all'oxeno, kit neon al massimo e poi ci torniamo dopo. Ecco, livrea, questo è molto importante. Allora, qui c'è un segnetto che sembra una svastica, però boh, continuiamo. Questa mi piace, questa un po' meno. Io provo a mettere questo intanto. Poi sì, qui c'è tutto. Portatarghe. Portatarghe ci metto questa.
targhe personalizzate, ci mettiamo Benny così. Targhe, vabbè, va bene così. Verniciature, mettiamo metallizzati. Che meraviglia. Così, questo viola mi piace molto. No, ho deciso di togliere la livrea, perché se no non riesco a scegliere il colore giusto. Vediamo se magari così viene meglio. O magari piccola livrea. Ecco, a me piacerebbe tanto farla così, che è anche il colore della mia T20. Così, colore dettagli va bene, sì. Colore rivestimento facciamo un po' più chiaro, simbolo più no. Comunque saluto anche Alpix, che è un grande youtuber e sono nella sua crew. Verniciature tettucci, no, tettuccio leopardato, tigrato, zebrato, pelle di coccodrillo, mimetico, digitale. Io uso questa, mimetico, che mi piace tanto. Vendi anche no, anzi vediamo quanto ci dà. 500.000. trasmissione da gara, bagagliaio. Ah, adesso c'è le casse. Vabbè, ce ne sono solo queste tre. Allora vabbè, questa che è molto tamarra. Ruote, vediamo se ci sono nuove ruote. Ecco, questa è perfetta. Non c'era. No, va benissimo così. Colore cerchioni. Ah, non cambia tanto. Boh, mettiamo questo. Pneumatici. Io metterei anche questo così si intona con il colore principale. Modifiche pneumatici, antiproiettile, fumo, farei nero. Poi finestrini leggermente oscurati, così si vedono anche gli interni. E torniamo sulle luci. No, ho sbagliato. Luci, kit neon, colore neon. E metterei questa luce nera, che non l'avevo mai sentita. Ecco, finite le modifiche. A me piace molto, sì. Usciamo dallo Santos Custom. Non è così tanto veloce però, ancora. Però ha un suo stile, cioè è molto originale. Comunque la macchina tiene. Ah, è vero, mi stavo scordando. Proviamo l'idraulica. Accidenti, salta tantissimo. Oddio, no, sono montato sopra la macchina. Vabbè, ha ragione. No, guarda come si è tutta rovinata. Ho solo toccato un po' e si è rovinata. Boh, stranissimo. Comunque ragazzi, il video è finito. Spero che queste modifiche vi siano piaciute. Lasciate un like. Arriviamo, superiamo i 20-30 like. Se volete una gara con la voce, perché non avevo tempo, allora vi faccio vedere queste modifiche. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Bella!